Ecco, vediamo altri aspetti di questa interessantissima figura di Leopoldo II. Leopoldo II è molto attratto da tutto ciò che è innovazione, soprattutto innovazione tecnologica, e concede a un imprenditore di origine francese, che si chiama Francesco de Larderel, la possibilità di sfruttare dei bacini, dei soffioni, che sono in una zona che presto sarà chiamata proprio col nome di questa industria. E questi soffioni, che si trovano sotto Volterra sostanzialmente, fanno emettere dei gas, fanno emettere dei residui liquidi e si formano una sorta di lagoni, così vengono chiamati, che sono ricchi di borace. E questo industriale, che si chiama Francesco de Larderel, pensa di poter ricavare proprio borace in grande quantità da queste emissioni, da questi lagoni, e lui comincia prima di tutto a comprare questi terreni. Erano terreni ritenuti improduttivi, li compra a basso prezzo e sostanzialmente crea una grande attività estrattiva. L'estrazione del borace, che ha vari utilizzi industriali. Questa zona, comprata da Francesco de Larderel, comincia a essere chiamata Larderel. E questa denominazione voi la trovate ancora in questa zona. Praticamente è dunque questo industriale, attraverso l'utilizzo dei soffioni boraciferi, dei lagoni, a denominare addirittura una parte della costa. Sarà poi nobilitato addirittura da Leopoldo II e sceglierà uno stemma che voi potete ben immaginare, un soffione che si innalza verso il cielo. E de Larderel comprerà anche un palazzo a Firenze, un palazzo antico che lui ristruttura un po', che è il palazzo de Larderel in via Tornabuoni. E se voi vi mettete dove c'è la chiesa di San Gaetano e guardate di fronte, voi vedete un palazzo piccolo, perché lui guadagna molto, però non ha un capitale tale, piccolo palazzo. E nella cantonata, ma noi faremo successivamente un'altra passeggiata per vedere meglio questi aspetti, c'è questo stemma con questo soffione che si innalza verso l'alto. Ecco il palazzo dell'Arderel. Ma c'è una grande polemica negli anni 30 dell'Ottocento, perché un medico, Giuseppe Guerrazzi, denuncia pubblicamente de Larderel perché ha fatto una speculazione e sostanzialmente ha acquisito tutti questi terreni pagandoli molto poco, ben sapendo il valore industriale che potessero avere. E questo si verifica nel 1836 e Francesco de Larderel risponde con lo stesso mezzo. Questo è molto interessante, vedete, c'è una accusa che è formulata in un opuscolo stampato. Giuseppe Guerrazzi parla proprio di questo aspetto e si sofferma sul prodotto più importante che deriva dal borace, cioè l'acido borico.
di cui presto Delarderel ebbe praticamente il monopolio. E Delarderel risponde con un altro opuscolo. Risponde con un altro opuscolo l'anno successivo. Risposta del conte Francesco Delarderel alle osservazioni fatte dal dottor Giuseppe Guerrazzi. E questo opuscolo è molto interessante, perché noi praticamente vediamo che Delarderel si difende in modo molto esplicito pubblicando senza tema di smentita tutti gli acquisti fatti nella zona, dicendo da chi l'ha comprato quel terreno, quando, non dice quanto l'ha pagato, dice semplicemente comprato. E dice però i luoghi dove lui ha comprato. Quindi noi possiamo ricostruire attraverso questo interessantissimo opuscolo la carta topografica di quel luogo, cioè sostanzialmente di Larderello, e le vecchie proprietà che erano nella zona. Ma Delarderel, per lanciare veramente il borace e l'acido borico, concentrò la sua attività estrattiva in quell'area, ma l'attività di vendita a Livorno. E noi troviamo a Livorno, lì sì, un bellissimo palazzo Delarderel. Il palazzo Delarderel a Livorno, che è ancora esistente e è non troppo lontano dalla stazione di Livorno, è interessantissimo proprio perché Delarderel volle mettere nella facciata del palazzo l'attività che svolgeva. E quindi noi abbiamo un bel palazzo dell'inizio dell'Ottocento, di gusto classicheggiante, con un frontone, un grande frontone, un tempio, e al posto di sculture allegoriche, cosa ha voluto Delarderel? Le operazioni chimiche che venivano messe in atto per realizzare borace e acido borico. Per cui questo frontone di questo palazzo vede tutte le operazioni chimiche, storte, alambicchi, persone che lavorano, tutti i simboli di un'attività industriale, e questo era il messaggio di Delarderel: l'industriale chimico per eccellenza della Toscana, che faceva vedere come lavorasse i frutti del suo lavoro. Purtroppo questo palazzo è pressoché invisibile, perché oggi è il Tribunale di Livorno. Per cui praticamente, pensate, il palazzo Delarderel è il Tribunale di Livorno, un palazzo impressionante. Sono anni molto interessanti questi qui, perché non solo troviamo aspetti di tipo scientifico, ma troviamo anche curiosità culturale. E sono anni in cui opera un poeta minore, che però allora ebbe grande successo, e questo poeta minore è un avvocato di Arezzo che componeva poesie divertenti, e si chiamava Antonio Guadagnoli, oggi un nome sconosciuto. Antonio Guadagnoli però allora ebbe successo per le sue composizioni, che venivano lette, erano delle composizioni divertenti, di carattere popolare. Naturalmente è un poeta minore, molto, e i suoi versi sono solo divertenti.
Vi leggo una composizione di Guadagnoli dedicata alle donne. Amava molto le donne, Guadagnoli, e cosa scrive? Tutte le donne mi piacciono. Questa è la sua composizione. Non è Dante, naturalmente, non vi aspettate. Versi aulici sono dei versi solo divertenti. O voi degli uomini, soave cura, o amabile opera della natura, io per voi facile donne m'accendo, né i miei nascondere vizi pretendo. Se a vizio ascrivesi donne amorose, l'avere in pregio le belle cose. E in qual codice è stato scritto che sia le femmine amar delitto? Dove si trovano quegli indiscreti che d'amar vietino a noi poeti? Per Bice e Laura, amanti amate, per esse nacquero le delicate rime dolcissime che allor sacrarno gli inimitabili cigni dell'arno. Si vieti al ruvido vecchio restio, ma non a un giovane come son io, che ogni or sospingere qua e là mi sento, per voi qual fragile canna dal vento. Ah, che le cause son mille e mille che in sé mi destano d'amor faville. Perché nei circoli fa sì la dotta? Per quel suo spirito amo Carlotta. Ignara Eulalia ferito ma con quella ingenua semplicità, sicché comprendere di cui si può camo le femmine sien dotte o no. Fanni che lodami nei carmi miei, piacer non debbemi se io piaccio a lei. E se mi critica Fulvia severa, non debbo Fulvia creder sincera? Eurilla timida talor lo sguardo modesto volgemi per lei tutt'ardo, che quell'ingenuo gentil pudore forma l'insidia di questo cuore. Mi guarda Amalia, franca e procace, perché non rustica m'è cara e piace. E non considero se Amalia, Eurilla, nera o cerulea la pupilla, perché cerulea l'ampalla è Giuno e l'alma venere ed occhio bruno. Lenta e gravissima cammina Ernesta. Che con gli uomini sarà più lesta? Livia entro splendida festiva stanza, alterna l'agile piede alla danza. Oh, come l'anima rapir mi sento, de fianchi al nobile modleggiamento. Se suona Laura, Laura mi incanta, e vado in estasi se Gigia canta. Giulia, qual pertica sorge eminente, non potrò perderla fra la gente. Delvia è piccola, così ragiono. Sta in piccol'anfora chiuso il vin buono. Dunque non m'occupo della statura, è per me comoda ogni misura. Se la pinguissima Cassandra io scerno, oh, dico, è ottima per quest'inverno. Magra presentasi al guardo mio, piacciono i simili, son magro anch'io. Non ho sul fisico idee si passe, mi son gradevoli e secche e grasse. Mia alletta candida, bruna mi piace, l'amo di roseo color vivace. E tutto accendere il cor mi sento al color languido del sentimento. Amo le giovani per la freschezza, le vecchie venero per la saviezza, e m'empion l'anima di larità quelle che contano la mezz'età. Belle mi piacciono per simpatia, brutte allontanano la gelosia. Sicché le femmine o brutte, o belle o vecchie o giovani, mi piacciono tutte.
Vedete, un poeta divertente che ebbe grande successo proprio per le sue composizioni, che sono molte, vedete, un libro consistente che veniva letto perché guadagnò e conquistò presto molta fama. E siamo arrivati a un anno ormai molto importante, forse uno degli anni più significativi per comprendere lo spirito innovatore che caratterizza Leopoldo II. Questo anno importantissimo è il 1839. Cosa si verifica nel 1839? È un anno veramente di svolta. Queste idee di innovazione erano unite sempre più al desiderio di divulgare conquiste, scoperte, favorire cioè la comunicazione. Ma chi doveva comunicare? Doveva comunicare soprattutto chi era un esponente della comunità scientifica, in cui le innovazioni più concrete potevano avere una ricaduta sociale, economica, culturale. In più Leopoldo II avvertiva non solo l'esigenza di diffondere nuove idee, ma anche quella di far incontrare figure che da varie parti d'Italia potevano dare dei validi contributi. Quindi l'idea di congressi cominciò a prendere corpo. Congressi di chi? Congressi degli scienziati. Bisognava che gli uomini di scienza si incontrassero, facessero vedere tangibilmente le cose più nuove, ne discutessero fra loro, e questi congressi dovevano essere una occasione importantissima dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e anche ci fu subito chi comprese questa realtà e anche dal punto di vista politico. Perché questi scienziati cos'erano prima di tutto? Erano sudditi del Lombardo-Veneto, erano sudditi del Piemonte, erano sudditi dello Stato della Chiesa, erano sudditi toscani, erano sudditi napoletani. Ma prima di tutto cos'erano? Italiani. Ecco che comincia una idea che avrà poi un enorme peso, cioè cercare l'elemento di coesione, l'italianità, che doveva superare quelle che erano le barriere politiche fra i vari stati. Leopoldo II fu molto sensibile a questa idea, e questa idea maturò lentamente e nel 1839 noi vediamo il primo congresso degli scienziati italiani. Questo è un evento straordinario, il congresso degli scienziati italiani. E questo congresso degli scienziati dove viene organizzato? Nella città universitaria più importante, perché questo congresso da chi è voluto? Da Leopoldo II. Quindi in questi anni Leopoldo II si mostra estremamente aperto a tutte le innovazioni. E quale è questo congresso? È il celebre congresso degli scienziati di Pisa. Pisa 1839. Per l'occasione, quindi, si pensa di invitare tutti gli scienziati italiani. Devono venire a Pisa. E vengono invitati molti, però subito si notano delle stonature.
delle profonde differenze fra i sovrani che governano l'Italia. Leopoldo II della casa Asburgo-Lorena invita tutti gli scienziati italiani, ma chi si oppone, chi vede in questo congresso degli scienziati un seme pericoloso, soprattutto vede la possibilità di un dialogo che va al di là degli stati, proprio l'Austria. E quindi al congresso degli scienziati, gli scienziati del Lombardo-Veneto non vengono favoriti nella loro partecipazione. Ma chi vede un pericolo anche in questa realtà? Lo Stato della Chiesa. E il Papa Gregorio XVI non favorisce l'arrivo degli scienziati dello Stato Pontificio. Comunque noi troviamo un congresso che è un congresso molto importante e che vede nel 1839, perché questo è molto importante, l'arrivo di circa 400 scienziati. Quindi 400 scienziati da varie zone d'Italia arrivano a Pisa. Naturalmente c'è anche chi viene da Lombardo-Veneto, c'è anche chi viene dallo Stato della Chiesa, rischiamo quello che può essere un anatema. E questi scienziati cominciano le loro discussioni. Al momento dell'apertura del congresso, una solenne apertura all'Università di Pisa, un evento interessante. Chi vede nel congresso una importantissima occasione di denuncia pubblica? Un medico che noi abbiamo già incontrato, e questo medico si chiama Giacomo Barzellotti. Giacomo Barzellotti è un medico che si è tanto speso per i più poveri, ha cercato di combattere il tifo pesecchiale nel Grossetano, ha cercato di suggerire, se ricordate, allo stesso Leopoldo II l'utilizzo dei sacerdoti per assistere, curare non solo spiritualmente ma anche fisicamente i propri parrocchiani. E ha scritto questo dialogo per cui un medico doveva spiegare a un parroco i segreti essenziali delle terapie e dargli nozioni di medicina e farmacia. Ebbene, Giacomo Barzellotti ha questa straordinaria opportunità, era professore all'Università di Pisa, 400 scienziati, molti medici ovviamente, e lui realizza un libretto per denunciare qualcosa che purtroppo è sempre fra noi. Qual è la vera causa, la prima causa delle malattie? Giacomo Barzellotti lo dice, ha il coraggio di dirlo e pubblica a Pisa nel 1839 questo opuscolo. E lui vuole consegnare personalmente a tutti gli scienziati, ai 400 scienziati che sono riuniti a Pisa. E questo opuscolo è un opuscolo rivoluzionario. Perché un opuscolo rivoluzionario? Per il suo contenuto, benché l'opuscolo sia, come vedete, di poche pagine. Come si intitola? Della influenza della povertà sulle malattie epidemiche e contagiose, come di queste su quella, dell'importanza di migliorare le condizioni igieniche dei poveri. Dunque, Barzellotti cosa ha individuato? Qual è la prima causa
delle malattie, soprattutto delle epidemie. La povertà. Bisogna migliorare le condizioni dei poveri, soprattutto le condizioni in cui i poveri vivono, per evitare queste catastrofi. Voi vedete dunque un intervento molto importante in questo 1839. Ma il destino di Barzellotti è tragico, perché Barzellotti, che realizza questo fusco, è pronto a diffonderlo, ha gravissimi disturbi improvvisi, gli viene diagnosticato un tumore, muore dopo poco. Muore in quello stesso 1839, non può partecipare al congresso e non può distribuire questo fusco. Però ha un nipote molto bravo, che è medico anche lui, Gaspero Barzellotti, e il nipote si incarica di distribuire il fusco. Quindi noi vediamo questa eredità di Giacomo Barzellotti. Giacomo Barzellotti denuncia la povertà come causa principale, e c'è una descrizione delle case dei poveri. C'è una descrizione delle case dei poveri molto dettagliata. Il di dentro delle case dei poveri si corrisponde quasi perfettamente, per la rozzezza dei muri, per la imperfetta loro connessione. Anguste stanze ne dividono lo spazio, affumicate per lo più sono le pareti, mal connessi i solai, senza porte, senza finestre, o avendole male adattate al bisogno. Il caldo, il freddo e le altre meteore spesso le domina al di dentro come al di fuori. Nessun comodo per soddisfare ai bisogni della vita, nessuno sfogo occulto per emettere gli escrementi ed evitarne gli effluvi. Mancano i ripari del giorno come quelli della notte. Nudi solai o coperti solamente di paglia formano i letti dei poveri, e se qualcuno ne hanno, costituito per lo più da un rozzo pagliericcio, ivi più individui su di esso si adagiano, di qualunque sesso soventi e di ogni età e grado di salute, e vi passano la notte mal coperti o di cenci nel verno, in compagnia dei più incomodi e schifosi insetti in estate. Questa è la descrizione delle residenze dei poveri, e da queste residenze non possono che scaturire malattie contagiose. Quindi la denuncia di Barzellotti è una denuncia molto importante, che crea scompiglio e che dà al congresso degli scienziati del 1839 un peso straordinario. Cioè è una denuncia di una realtà sociale che si traduce in un pericolo costante dal punto di vista della salute pubblica. Bisogna intervenire in questo senso. La tragica morte di Giacomo Barzellotti accresce l'attenzione su questo tema, e ci sono dibattiti molto interessanti. Questo primo congresso degli scienziati ha un eco straordinario. Bisogna dunque fare in modo che gli scienziati italiani si incontrino. Hanno molto da dirsi, hanno molto da comunicare, bisogna superare gli steccati degli stati. E immediatamente chi raccoglie questa proposta la raccoglie Carlo Alberto. Carlo Alberto, re di Sardegna,
E Carlo Alberto ha seguito direttamente il congresso di Fisa, anche se lui non ha partecipato, si intende, perché fra Carlo Alberto e Leopoldo II c'è una grande sintonia. Perché questa sintonia, questi contatti così stretti fra Carlo Alberto e Leopoldo II? Ma perché Carlo Alberto ha sposato la sorella di Leopoldo II. Ha sposato l'arciduchessa Maria Teresa d'Asburgo-Lorena, che è la sorella di Leopoldo II. Quindi Leopoldo II e Carlo Alberto sono divenuti parenti, si frequentano strettamente e Maria Teresa d'Asburgo-Lorena viene spesso a Firenze. Da qui questa curiosa leggenda, che non sappiamo quanto vera, anche se non sono mancati alcuni che hanno dichiarato questo episodio assolutamente certo. Maria Teresa venne a Firenze per uno dei tanti soggiorni con il piccolo Vittorio Emanuele, figlio di Carlo Alberto e di Maria Teresa, cioè Vittorio Emanuele II, quello che sarebbe stato poi il re Vittorio Emanuele II. E dove soggiornava Maria Teresa? Spesso soggiornava alla villa del Poggio Imperiale, sopra Porta Romana. Lì sarebbe avvenuto un episodio che Massimo D'Azeglio successivamente dichiarò vero. Una balia, sbadatamente, gettò un lume in terra e questo lume incendiò una tenda. Scaturì un incendio nella camera del piccolo Vittorio Emanuele. E questa balia, per salvare questo bambino, si gettò sulla culla, ormai in fiamme. Lei stessa morì per le ustioni e il bambino si sarebbe salvato. Questa era la versione ufficiale della corte, un evento drammatico, ma D'Azeglio disse che non solo la balia era morta per le ustioni, era morto anche il bambino, e che, vista la situazione, vista la necessità di un erede al trono, era stato preso e sostituito il bambino con il figlio di un macellaio del Galluzzo, certo Masciacca. E il bambino messo nella culla era in realtà il figlio del macellaio Masciacca. Naturalmente questo fu dichiarato malevolmente dal D'Azeglio, alcuni ancora oggi dubitano che Vittorio Emanuele II sia figlio di Carlo Alberto, anche per una circostanza che era allora visivamente percepibile. Carlo Alberto, come Leopoldo II, erano alti 2 metri. Per allora un'altezza sconcertante, cioè quando il Granduca usciva era visivamente più alto di tutti. Carlo Alberto era 2 metri, anche lui impressionante, e Vittorio Emanuele II, suo figlio, 1,60 m. Per cui questa differenza era indubbiamente uno degli elementi significativi. C'erano dunque contatti strettissimi fra Carlo Alberto, fra Torino in sostanza, e Firenze. Primo congresso degli scienziati a Pisa. Immediatamente Carlo Alberto prende l'iniziativa, l'anno successivo
Congresso degli scienziati dove? A Torino. E qui vedete subito 1839-1840. Quali stati appaiono gli stati più favorevoli alla circolazione delle idee, al superamento degli steccati? La Toscana e il Piemonte. Chiaramente gli scienziati sono anche un validissimo pretesto per parlare di idee che ormai stanno circolando, cioè della necessità di giungere a una maggiore unità fra gli stati italiani. Vedete, questo è un aspetto molto interessante, la scienza come veicolo non solo di progresso, di cultura, ma anche di politica. Grande successo del congresso torinese, grande successo di questi contatti fra gli scienziati, e a questo punto chi vuole ribadire ulteriormente che questa è la strada da seguire? Leopoldo II, che non contento di aver organizzato il congresso, il primo congresso a Pisa, organizza il terzo congresso dove? A Firenze. Quindi voi vedete una insistenza programmata che diventa qualcosa di sempre più tangibile. E il congresso di Firenze, è un congresso molto interessante, soprattutto perché Leopoldo II cosa vuole? Vuole sì che ci sia un nuovo incontro a Firenze di scienziati, ma vuole contemporaneamente la celebrazione, l'apoteosi dello scienziato toscano che ha creato le premesse vere per l'affermazione del metodo scientifico. E chi è? Galileo Galilei. Quindi il congresso del 1841 è imperniato tutto sulla figura di Galileo Galilei e soprattutto sulla celebrazione della sua figura, della sua opera e di tutto il metodo scientifico che ormai viene applicato da tutti gli scienziati. E cosa fa fare Leopoldo II? Leopoldo II fa fare un progetto al migliore architetto del momento. Questo architetto è un architetto celebre, è l'architetto Giuseppe Martelli. Noi l'abbiamo incontrato già, Giuseppe Martelli, perché Giuseppe Martelli ristrutturò una parte del convento dell'area di Santa Maria Novella per creare questo istituto per giovani di ottima famiglia, l'Istituto della Santissima Annunziata, introducendo delle novità clamorose, i bagni per esempio, e realizzò quella superba scala elicoidale che ancora oggi è presente in quell'edificio che oggi ospita la scuola Marescialli dei Carabinieri in Piazza Stazione. Lì era la vecchia sede dell'Istituto della Santissima Annunziata. E cosa commissiona Leopoldo II a Martelli? Un piccolo ambiente raffinatissimo, elegantissimo, che deve essere la consacrazione di Galileo e deve rappresentare tangibilmente il progresso scientifico attraverso i secoli. E questo ambiente dove viene realizzato? In quello che è il Museo di Fisica e di Storia Naturale, che comunemente a Firenze è chiamato
per questo torrino in alto per vedere il cielo e per fare osservazioni celesti, la specola, in via Romana. In via Romana, all'interno del Museo di Fisica e Storia Naturale, viene realizzata la cosiddetta Tribuna di Galileo. E cos'è la Tribuna di Galileo? È un ambiente raffinatissimo dove noi troviamo la celebrazione di Galileo Galilei e una serie di dipinti che mostrano i progressi scientifici conseguiti attraverso i secoli. Martelli realizza l'architettura, un'architettura estremamente raffinata, realizza tutto, realizza le porte, le finestre, realizza le maniglie per le porte e le finestre con disegni raffinatissimi, non si bada spesso. E vengono chiamati i migliori pittori per delineare un percorso ideale, celebrare Galileo e celebrare il progresso scientifico. Uno dei maggiori pittori di corte, Luigi Sabatelli, è chiamato a dipingere il trionfo di Galileo. Quindi noi vediamo uno dei maggiori pittori di corte, Luigi Sabatelli, incaricato di dipingere il trionfo di Galileo. E troviamo uno degli scultori più importanti del momento, Aristodemo Costoli, incaricato di fare l'immagine di Galileo. Quindi, questo congresso degli scienziati ha riflessi incredibili dal punto di vista scientifico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista politico. L'aspetto artistico è estremamente curato perché si pensava giustamente che l'arte fosse il mezzo principale di comunicazione. E per far capire meglio il significato di questa realizzazione, in quello stesso 1841 venne stampato un album che venne regalato a tutti i congressisti e che venne poi diffuso fra la popolazione in modo che potessero tutti vedere quello che era stato realizzato e visitare la Tribuna di Galileo. Noi visiteremo la Tribuna di Galileo, andremo a vederla e così voi stessi vedrete meglio di che cosa si tratta. E questo album è questo. Questo album è realizzato nel 1841 e questo album come si intitola? Si intitola Descrizione della Tribuna innalzata da sua altezza imperiale e reale, il Granduca Leopoldo II di Toscana, alla memoria di Galileo. Non era un uomo modesto, Leopoldo II voleva sempre sottolineare i suoi titoli, sua altezza imperiale e reale. E questo testo da cosa è caratterizzato? È caratterizzato da un numero altissimo di immagini. Ecco la tribuna e voi vedete qui poco, vedete questa tribuna, questa raffinatissima architettura e vedete una scultura nel fondo e questo cos'è? Galileo. Il Galileo di Aristodemo Costoli. Un Galileo che guarda il cielo perché vuole scoprire i segreti del cielo e contemporaneamente noi cosa troviamo? Troviamo una serie impressionante nella tribuna
di difinti, tutti ben raffigurati in questo testo. Si incomincia con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro. Leonardo come esempio della scienza, e questo itinerario è un itinerario che va avanti per i secoli. Praticamente, dunque, cominciamo dalla fine del 400, Leonardo, Ludovico il Moro, e l'ultimo dei difinti che chiude questa serie è questo. L'ultimo dei difinti che chiude la serie è questo. E chi troviamo qui? Troviamo Alessandro Volta, che mostra la sua pila a chi? A Napoleone Bonaparte. Quindi vedete, dal 400 all'800. Dal 400 all'800, e questo itinerario è un itinerario bellissimo, proprio perché Leopoldo II, attraverso l'architetto Martelli, attraverso i maggiori pittori del tempo, vuole documentare questo cammino della scienza. Ecco la scultura, ecco il Galileo di Aristodemo Costoli, questo Galileo che si impone, vedete, e sostanzialmente ecco i difinti che sono nella volta in alto, sotto c'è Galileo, e Luigi Sabatelli ha fatto questi difinti. Si incomincia con il giovane Galileo che vede la lampada che si muove nella cattedrale di Pisa, si vede il Galileo più maturo che offre il cannocchiale al doge di Venezia, Leonardo Donato, e infine si vede il vecchio Galileo cieco ad Arcetri, circondato dai suoi allievi. Quindi gli scienziati ebbero questo omaggio che rappresentò quella che era la più importante realizzazione del momento, e la tribuna fu veramente la cosa più importante, perché questa tribuna era non solo la memoria vivente di Galileo con questi episodi, con la sua immagine, ma i cimeli galileiani e i suoi strumenti, il suo cannocchiale, tutte le testimonianze che erano sopravvissute. Dov'erano? Oggi voi lo sapete, sono al Museo della Scienza in Piazza dei Giudici, che non a caso si chiama Museo Galileo. Ma allora dove furono messe? Erano tutte nella tribuna, cioè la tribuna aveva poi dei mobili con vetri e lì erano esposti i cimeli galileiani. Cioè questa tribuna, così elegante, così raffinata, era la testimonianza della validità del metodo scientifico e soprattutto la celebrazione di Galileo e della Toscana, che era stata così lungimirante da proteggere Galileo. Quindi vedete, un'operazione molto interessante viene fatta nel 1841, non solo l'incontro con gli scienziati, non solo la divulgazione di nuovi principi, nuove teorie, ma l'esaltazione del metodo scientifico, l'esaltazione del progresso legato alla scienza, e naturalmente i più avveduti come interpretarono il progresso. Bisognava che ci fosse maggior contatto fra gli scienziati italiani
bisognava fare ormai una politica italiana della scienza, non una politica di stati separati. E questo significava creare le premesse anche per una unità che per ora era una unità scientifica, ma che poteva poi presto tradursi in una unità politica. E voi sapete bene che 1841, a breve distanza, cominciano i primi fermenti e nel 1848 noi vediamo la prima guerra d'indipendenza. Cioè non è un caso che queste cose si verifichino. Per l'occasione, non solo noi vediamo l'intervento eccezionale di Leopoldo II, la realizzazione della tribuna, insomma, arrivano tanti scienziati dai luoghi più vari d'Italia. E non solo viene dato questo omaggio agli scienziati che vengono, viene dato un altro omaggio. Di che cosa ha bisogno uno che viene a Firenze e non c'è stato? Abbiamo una guida. E allora cosa si pensa di fare? Una guida di Firenze. Una guida di Firenze che viene regalata a tutti gli scienziati. E chi è l'anima di questa guida? Cosimo Ridolfi. Cosimo Ridolfi, che è professore di agraria all'Università di Pisa, un uomo molto legato a tutti i progressi scientifici. E Cosimo Ridolfi cura la realizzazione di questa guida. E questa guida viene regalata agli scienziati. Quindi noi abbiamo questa guida, Notizie e guida di Firenze e suoi contorni, Firenze 1841, che viene regalata agli scienziati. Quindi non solo noi vediamo la realizzazione della tribuna, che già di per sé è eccezionale, la realizzazione di una descrizione con tavole, ma vediamo anche la realizzazione di una guida degli scienziati, per cui noi abbiamo il quadro di Firenze nel 1841. E la presentazione di questa guida, da chi è firmata? Firenze, 31 agosto 1841, dal presidente del congresso. E chi è il presidente del congresso? Cosimo Ridolfi. E ecco come comincia: tra le più grate accoglienze che usarsi possano ad ospiti onorevoli è certamente il mostrar loro quanto si contenga di pregevole e per natura e per arte nei luoghi da essi visitato. Bene è vero che sovente l'amore della terra natia, le vanità municipali ingrandiscono a dismisura la stima delle cose domestiche, per modo che ostentarle tutte all'imparziale viaggiatore non rade volte genera più presto sazietà fastidiosa che utile diletto, il quale, bramando agevolare quanto era in noi agli scienziati che onorano questa città, vedete proprio il riferimento specifico agli scienziati, facendo la sede del loro terzo congresso, volemmo che nell'andare attorno a osservare i monumenti e gli istituti più notevoli fossero accompagnati da una guida compilata appositamente. Quindi una guida che deve essere specchio della realtà fiorentina, e questa guida è molto interessante ed è una guida per certi aspetti scientifica con statistiche, per esempio,
sull'andamento scolastico e descrizioni non solo di opere d'arte, ma di feste popolari, teatri, istituzioni varie e un'attenta guida della città e suoi contorni. E noi praticamente attraverso questa guida abbiamo un quadro bellissimo della realtà del tempo. E siccome Firenze era nel 1841 di tutte le cose più importanti, e praticamente noi troviamo un metodo scientifico per la consultazione della guida, perché c'è il testo e il luogo messo a stampa di lato, per cui per esempio via della Scala, e noi troviamo via della Scala e qui ci sono tutti gli aspetti di via della Scala, via Piazza San Lorenzo, via Larga, eccetera, eccetera. Dunque una importantissima riunione, questa del 1841, che segna un punto fermo. E queste riunioni degli scienziati proseguiranno anche successivamente, e queste riunioni degli scienziati sono importantissime per comprendere gli eventi successivi, per comprendere il 1848, per comprendere la prima guerra d'indipendenza, per comprendere le ragioni per cui stati che fino allora erano rimasti più sordi, il regno delle due Sicilie, lo stato della Chiesa, maturano gradualmente la volontà di unirsi e di collaborare per questa grande impresa. E difatti la prima guerra d'indipendenza vedrà la partecipazione del Piemonte, della Toscana, del regno delle due Sicilie e dello stato della Chiesa. Cioè veramente una coralità straordinaria. Ma questa coralità da cosa è stata preparata? In gran parte dalle riunioni, dai congressi degli scienziati italiani. Congressi degli scienziati italiani che sono stati avviati dalle due maggiori figure, Leopoldo II, che è il primo, 1839, e Carlo Alberto, che è strettamente legato a Leopoldo II. Quindi noi vediamo realmente questi anni come anni di grande importanza. Leopoldo II appare chiaramente un sovrano che cerca un consenso attraverso una politica di maggiore apertura, di maggiore tolleranza, di progresso e di valorizzazione di tutte le risorse. La stessa valorizzazione, per esempio, del Borace toscano attraverso dell'Arderel è un esempio concreto di come la produzione di acido borico, di qualcosa di nuovo, di importante per la nascente industria toscana, sia connesso anche a uno sviluppo generale del paese. Quindi noi vediamo da un lato le ferriere, da un lato l'industria chimica, da un lato tutta la tradizionale attività dei traffici, dei commerci, delle stoffe e così via, ma troviamo soprattutto l'innovazione tecnologica, le bonifiche, la valorizzazione dell'agricoltura e una figura che emerge sempre più in questo contesto, qual è quella di Cosimo Ridolfi. Cosimo Ridolfi che dalla sua cattedra di agricoltura a Pisa lancia nuovi messaggi, e Cosimo Ridolfi sarà in questi anni uno dei massimi studiosi di aratri. Naturalmente sono ancora aratri con voi, ma Cosimo Ridolfi studia
il taglio della terra, studia la posizione migliore del vomere perché la terra venga rovesciata, e gli arazzi di Cosimo Ridolfi sono un esempio straordinario di attenzione alla realtà concreta. Quindi anche la tradizione più profonda della Toscana, l'agricoltura, viene rinnovata attraverso accorgimenti tecnici e si incomincia sempre più a diffondere in questi anni, siamo fra il 30 e il 40, l'utilizzo di concimi che cominciano a arrivare e che sono concimi in parte naturali, in parte artificiali. Cioè noi cominciamo a vedere l'introduzione in agricoltura dei concimi chimici, quelli che noi chiamiamo oggi concimi chimici. E questa industria chimica diventa un'industria molto importante, perché non solo il borace, l'acido borico, ma si incomincia a utilizzare la chimica per la produzione di farmaci, per la produzione di concimi, per la valorizzazione di nuove tecniche, per esempio tintorie, per la tintura delle stoffe. E tutto questo viene sempre costantemente incoraggiato in Toscana attraverso un'accademia che è legata a chi? A Cosimo Ridolfi, che in questo momento è la figura principale all'interno di questa accademia, che è l'Accademia dei Georgofili. L'Accademia dei Georgofili ha un peso enorme proprio perché non solo si studia l'agricoltura, ma si studiano tutte le realtà connesse al mondo agricolo. Quindi il macchinario, gli aratri, ma anche l'utilizzo di tutte le sostanze naturali, per esempio per la tintoria, tutto l'utilizzo delle sostanze che possono migliorare la fertilità dei suoli. Ecco l'introduzione, per esempio, dei concimi chimici. Ma comincia già, sia pure molto lenta, l'introduzione di concimi naturali che vengono da lontani paesi, perché si scoprono veri e propri giacimenti di concime naturale. E che giacimenti sono? In zone del Sud America gli uccelli in certe coste fanno il nido da secoli, un numero impressionante di uccelli. E questi uccelli che fanno? Escrementi da secoli, sempre lì. Quindi questi escrementi sono diventati quasi montagne in certi luoghi. E allora cosa si fa? Si scavano questi escrementi e si utilizzano come fertilizzanti. Spesso sono dei fertilizzanti così forti che devono essere annacquati. Come si chiamano questi escrementi? Guano. Il guano sudamericano. E ci sono dei poveretti, i più miserabili, che lavorano nelle cave di guano, cioè tagliano questi escrementi, che ormai sono una realtà solida, che vengono poi venduti e con le navi vengono portati ovunque. E arrivano anche a Livorno. Chi introduce poi gradualmente il guano? Noi vediamo l'introduzione del guano, infatti in Toscana sarà introdotto il guano in Piemonte da un personaggio che farà poi l'unità d'Italia, che era un grande cultore di agricoltura, un grande studioso di agricoltura, Camillo Cavour. Quindi noi vediamo anche l'arrivo di concime naturale, che è appunto il guano, e queste guaneras, come venivano chiamate,
questi depositi, vedevano questi miserabili, questi poveretti, che spesso erano dei cinesi che venivano quasi schiavizzati, portati in queste cave di guano a tagliare queste materie nauseabonde e a favorirne poi la vendita. Tutto questo porta però a che cosa? Voi lo capite subito. A un aumento graduale della produzione. Quindi si produce di più, si coltiva meglio, si arano meglio i terreni e la Toscana è una delle zone in cui l'agricoltura si sviluppa maggiormente. E naturalmente sviluppandosi l'agricoltura si sviluppa la diffusione dei generi alimentari e si sviluppa quello che Barzellotti aveva cercato di contrastare. Si sviluppa un miglioramento dell'alimentazione e quindi una mortalità che piano piano comincia a diminuire, l'età si allunga, la qualità della vita migliora e quindi Leopoldo II in questi anni sviluppa, come avete ben compreso, una politica di apertura, di tolleranza, di sviluppo scientifico, di sviluppo economico, ma dietro le quinte ecco che compare sempre più l'idea della necessità di una nuova politica, di una politica più unitaria e soprattutto questi ideali risorgimentali cominciano a prendere corpo. I due sovrani sono quelli che sono in questo momento i più aperti, Leopoldo II e Carlo Alberto, e non a caso sono parenti. Quindi vedete, anche questa è una circostanza molto interessante e quindi questa fase della storia d'Italia è eccezionale. Come eccezionale è arrivata fino a noi la tribuna di Galileo. Una comunicazione importante per voi, io la prossima settimana sono a Bruxelles e quindi non ci sarà lezione. Penso di fare lezione solo venerdì, quindi voi non venite né mercoledì né giovedì e ci vediamo venerdì qui alle 11. Avete delle domande?